La fecondità è sempre una benedizione di Dio, anche quella spirituale di un sacerdote o consacrato, dar vita agli altri, far fiorire i deserti, detto coi profeti, e il diavolo che vuole la sterilità, farci vivere nell'egoismo, nella vanità, ammonisce Francesco predicando oggi da casa Santa Marta. Lo spunto sono due letture della messa, due donne sterili che infine concepiscono un figlio. Mi viene un po' alla mente, ma questo un po' en passant, alcuni paesi che hanno scelto la via della sterilità e patiscono di quella malattia tanto brutta che è l'inverno demografico. Ne conosciamo. Non fanno figli. No, che il benessere, che questo, che l'altro. Paesi vuoti di bambini. E questo non è una benedizione. Pensiamo alla culla vuota per adesso del Natale. Quello è il nostro cuore, Francesco spiega. Chiediamoci allora, è l'invito finale, se è un cuore aperto a ricevere e dare vita, oppure se è chiuso come un oggetto da museo.